Accogliente, ospitale, sono termini che ben si abbinano con Treviso. E dell'ospitalità trevigiana ne sapevano bene i nomi illustri che qui vissero per breve o lungo tempo. Il più illustre è sicuramente Dante Alighieri, rapito dalla dolcezza dei rii e delle calli, tanto da dedicare alla città un passo del suo paradiso. E la storia dell'ospitalità e della vecchiaia condivisa ha tra il Sile e il Cagnan un itinerario preciso quanto affascinante. Che parte dai chiostri del convento medievale nel cuore della città, il cui silenzio rapisce, considerando che al di là dei muri, scorre impetuosa la vita trevigiana. Più in là, nell'antico borgo templare di Via Manzoni, oggi santuario di Bacco con i profumi del Prosecco, il pensionato di Tito Garzoni, segretario comunale tra l'Unità d'Italia e il fascismo, che raccolse le storie trevisane diventate anche commedie e sceneggiature da film. Ecco perché la sua casa è un lascito per il riposo degli artisti. Oggi però, quando si citano le case di riposo, saltano fuori nomi come Menegazzi, Salce, Mazzolà. Forse pochi sanno che nella soffitta di questo palazzo, oggi residenza per anziani autosufficienti, vennero raccolti i manifesti della collezione trevigiana che il mondo ci invidia, quella di Nando Salce, mentre da Natale Mazzolà e la moglie Maria arrivarono quei sostentamenti economici che permisero l'assistenza di tanti anziani. Fuori mura sono tre i luoghi da scoprire. Casa Zalivani, in ricordo di Rosa, nobile e preoccupata che le nonne di qualunque ceto non fossero mai abbandonate a se stesse, volle una residenza tutta al femminile. Dall'altra parte di Treviso, quella che un tempo era la casa dei cronici, oggi non autosufficienti, dove si misura ogni giorno la vera solidarietà. Infine l'ultima nata, ovvero Casa Città di Treviso a Santa Bona, dove la struttura moderna non dimentica il passato, rendendo la visita un viaggio nella storia recente della città. Ospitali di ieri e di oggi, segno di un sostegno lungo la strada del tramonto che non ha età.